Ora si registrerà la conferenza. Molto mi sembra bello. Allora, mettiamolo qui, così vediamo. Scusatemi, dovevo essere pronto invece non lo ero. Buongiorno a tutti. In questa breve chiacchierata vedremo la funzione di come è possibile tradurre attraverso lo strumento o la piattaforma Transifex qualunque progetto, diciamo, di software, e ci concentreremo su QGIS e poi anche vi faccio vedere altri progetti in cui collaboro per far vedere un po' anche le differenze. Allora, la piattaforma di traduzione Transifex è una piattaforma gratuita, era libera sino a credo un anno, 2 anni fa, poi è diventata gratuita, quindi diciamo con la solita formula freemium, quindi come progetto libero, come progetto o come piattaforma puoi fare gratuitamente alcune cose. Se vuoi avere invece, come dire, un'estensione di funzioni, eccetera, è a pagamento. Quello che è rimasto è che invece è gratuita, ha la possibilità di aprire progetti di software libero. Gratuita nel senso che è possibile, siccome è una piattaforma collaborativa di traduzione, per i software liberi, per i progetti di software liberi, questa condivisione di ruoli e di possibilità di tradurre tutti insieme rimane un'opzione libera. E invece, come privato, diciamo, ti fai il tuo progetto, ma non puoi condividere. Non puoi dare, tra virgolette, il permesso ad altri utenti di lavorare sul tuo progetto, a meno che non sia software libero anche quello. Quindi è una piattaforma che prevede profili diversi, quindi il project manager, coordinatori, revisori e traduttori. Vedremo come questi ruoli, tutto sommato, sono molto utili per mantenere un minimo di ordine. Ho preso questa fatto il print screen della pagina della documentazione di QGIS perché spiega punto per punto come fare a registrarsi. Comunque è molto semplice, si fa sulla piattaforma transifex.com, si crea un nuovo account, si attiva e si cerca poi attraverso il motore di ricerca interno il progetto al quale si vuole collaborare, si manda una richiesta di partecipazione con il ruolo iniziale ovviamente di traduttore e il coordinatore o il project manager del progetto ti dà le autorizzazioni per poter appunto operare. Vediamo come è strutturato. Lo faccio vedere velocemente dalle slide e poi lo guardiamo dal vivo che è più chiaro sicuramente. Allora, si sceglie, come vi dicevo, il progetto di traduzione al quale si vuole partecipare. Vedete qui, per esempio, per QGIS ci sono tre grandi famiglie di elementi da tradurre. Quello relativo al programma software vero e proprio, quindi la Graphical User Interface, quindi il software vero e proprio. La parte della documentazione e la parte del sito web. Una volta che uno sceglie, per esempio, di partecipare alla traduzione della parte del desktop, una volta che è stato accettato, va qua e poi dice Translate. Allora, un pochettino di storia perché, e soprattutto per QGIS perché è utile. Sino a qualche mese fa, ormai saranno 6 mesi, poco più, poco meno. Su QGIS in Transifex si poteva tradurre solo la versione master, quella che si chiama QGIS Application. Questo significa che quando veniva consolidata una versione, per esempio da master diventava versione stabile, di fatto non venivano più riprese le stringhe tradotte dalla versione master e portata poi in quella che era la versione stabile, con il risultato che non era possibile né
bisognava fare all'antica, quindi scaricarsi il file di originale in inglese, portarselo su un altro software che si chiama Qt Linguist, che poi vi faccio vedere, fare le proprie traduzioni o correzioni e poi fare una pull request direttamente nel repository, nel GitHub di QGIS, nella parte delle traduzioni, cosa che non era, come dire, alla portata di tutti, questo indubbiamente. Dopo aver insistito parecchio, e credo che dietro comunque ci sia un certo lavoro da parte di chi manutiene la parte della traduzione, finalmente adesso siamo arrivati a questa soluzione. Quindi su Transifex abbiamo disponibili per QGIS la versione master, la versione LTR, che in questo momento sapete essere la 3.10, fino a, credo, fine febbraio, poco più poco meno, è la versione stabile, che è la 3.16. Questa qui è la versione vecchia, la 3.14, che verrà eliminata. Ho già chiesto, ma capisco che, voglio dire, hanno sicuramente tante cose da fare ed non è una cosa evidentemente immediata. Comunque, diciamo che a regime abbiamo la versione master, la versione LTR e la versione 3.16. Attraverso dei processi che stanno via via automatizzando, quando si impacchetta e viene pubblicato una nuova versione o della master, dell'LTR o della stabile, automaticamente, io dico il sistema perché non so esattamente come funzioni, viene preso il file di traduzione della propria lingua, messo nel pacchetto, e a quel punto vengono poi compilati, insomma, creati i pacchetti già con le versioni. Allora, questo è la maschera, diciamo, principale di traduzioni, e vediamo com'è strutturata. Allora, abbiamo qua in alto, vedete, dove c'è scritto QGIS Release 3.4, che è la risorsa che noi stiamo traducendo. Abbiamo poi le statistiche, quindi abbiamo che possono essere espresse o in stringhe o in parole. Quindi, nella versione 3.4 c'erano 21.013 stringhe, di cui ancora da tradurre 1221. Vediamo adesso la parte di non revisionare. Questo è il campo vero e proprio, è dove ci sono tutte le stringhe nella versione originale, e a destra invece nella versione diciamo italiana. Quindi vedete, originale e tradotta. Questi qua in alto sono una serie di filtri che ci permettono di scegliere quale tipo di stringhe, sia nella lingua originale sia nella lingua tradotta, possiamo appunto concentrarci per poter fare, per esempio, delle o traduzioni massive o anche delle correzioni massive. La parte invece di destra è qui, adesso poi lo vediamo nella sua interezza, è la stringa che dobbiamo tradurre. Quindi questa è quella l'originale, contiene background color, e qua la stringa che scriviamo poi in italiano. Abbiamo qua alcune, purtroppo dal punto di vista della contestualizzazione non è il massimo, non è molto intuitivo questo, a volte si fa anche delle difficoltà a trovare le stringhe, diciamo, del modulo corrispondente, però si possono utilizzare, poi vediamo anche come con i filtri. E mi dice che appunto abbiamo una stringa fatta da tre parole che nel listato, non so come si dica, diciamo, fa parte del modulo, questo modulo qua, QGIS Attribute Form Properties, quindi ha proprietà del modulo di inserimento degli attributi. Il contesto è DND3 fa parte della risorsa QGIS 3.8. L'altra cosa fondamentale è la parte all'estrema destra, che riguarda i suggerimenti. Allora, il bello di poter tradurre tutti insieme è quella di uniformare con un minimo di attenzione le traduzioni. E quindi, a valle comunque di una certa, come dire, interazione fra i traduttori, si possono poi trovare, ci si mette d'accordo, diciamo, per decidere come tradurre qualche cosa, e quindi è sempre buona norma verificare i suggerimenti che ci sono già, per cui
la stringa container background color assomiglia al 71%, vedete, al 71% alla stringa già tradotto che si chiamava background color e si chiama appunto colore di sfondo. Altra informazione è la history, quindi la cronologia, chi l'ha tradotta. È possibile inserire qua dei glossari, anche se purtroppo non è molto usato, ma sarebbe buona abitudine inserire dentro il glossario le parole che vengono, le singole parole. E abbiamo poi una funzione molto utile che si chiama concordanza, che permette, vedete, cliccando qua su concordance, io scrivo feature e lui mi dice tutti i contesti nei quali ha trovato la parola feature. Ok? Quindi mi rendo conto, io ogni tanto lo faccio per essere sicuri, siccome feature abbiamo deciso di tradurlo come elemento, vedete qua nella c'è una stringa che si chiama dentro QGIS 3.10, c'era una stringa che in cui feature era stato tradotto, vedete anche qua sotto, come geometria, e quindi mi è facile poi andare a recuperarla per poi correggerla. Vediamo adesso la versione che cosa si intende per validazione. Allora, data la possibilità di creare dei ruoli dentro, come si dice, dentro Transifex, il ruolo principale è quello, abbiamo detto, del maintainer, insomma, del capo progetto, ma c'è anche un ruolo che si chiama quello del validatore. Cioè permette di validare appunto una traduzione fatta da un traduttore. Dal punto di vista della gestione del progetto generale, poi si può scegliere se inserire poi dentro QGIS, adesso parliamo di QGIS, come file di traduzione quello che contiene le sole traduzioni oppure le traduzioni validate. Per policy hanno deciso, per politiche, di inserire nelle distribuzioni i file di traduzione che hanno appunto le stringhe tradotte e non solo tradotte validate, però come metodo di lavoro italiano devo dire che è venuta più per, come dire, quasi naturale, non è stata pianificata. Abbiamo deciso tutti insieme, devo dire che funziona, di procedere noi internamente ad una validazione. Al momento i validatori siamo io e Matteo Ghetta, diciamo alla fine poi Matteo si sta occupando della documentazione, quindi la validazione la sto facendo io, che diciamo dà una uniformità di stile finale. Quindi un traduttore, vedete qua, ha tradotto algorithm author, autore dell'algoritmo, ok, e il revisionatore, il validatore dice ok, è conforme a quello che tutti che abbiamo, è uguale a tutte le altre. Do la review e la stringa passa dall'essere col pallino azzurro, che vuol dire tradotto, passa ad avere un flag di validazione per l'appunto, che rende quella stringa non più modificabile da nessuno, se non dal validatore. Mentre invece le stringhe che hanno sono ancora azzurrino sono validabili. Allora, devo dire, vabbè, lo dico in quanto validatore, però, che questa piccola verticalizzazione di fatto però garantisce l'omogeneità dello stile, nel senso che il traduttore in genere è una persona, un volontario che dedica del tempo non sempre in maniera continuativa e quindi a volte, come dire, si dimentica anche di alcuni automatismi di convenzioni di traduzione. Io invece che lo faccio praticamente tutti i giorni, un po' di stringhe le traduco e le valido, come dire, non perdo, come dire, il polso della situazione e quindi posso, come dire, dare continuità. Poi vediamo se aumentare il numero dei validatori, eccetera, eccetera, però come dire, lì diventa poi come dire, un discorso di governance più che del merito. Ok, ecco qua, vedete le icone come la simbologia,
delle stringhe, quindi abbiamo stringa non tradotta, pronta. Questo è un numero purtroppo al quale non fare affidamento perché mano a mano che vengono dovrebbe essere l'ID della stringa. Non è l'ID della stringa di Transifex perché quando vengono poi inserite delle nuove stringhe questa numerazione si perde. Quindi questa è la stringa test query, questa è il pallino celeste tradotta e non validata, invece questa è la stringa tradotta e validata. Le risorse disponibili, abbiamo detto, le troviamo qui. Quindi, una volta deciso di fare QGIS Desktop, vedo quali sono tutte le stringhe, i progetti, diciamo, che erano disponibili. Vedete che quando non c'è niente è effettivamente traducibile, quando c'è il lucchetto invece non è più traducibile. Questa fase del lucchetto l'abbiamo superata perché è veramente una rottura di scatole, mica da ridere, perché volendo io decidere di verificare che feature sia stata tradotta davvero come elemento, seleziono tutti gli elementi di tutte le risorse disponibili ma me la seleziono anche dalle risorse bloccate. Ma io non ho l'evidenza subito, quindi vedo che magari nella 3.12 c'era ancora feature tradotto come geometria. Vado a cambiare, ma poi gli do il salva, lui mi dice no, risorsa bloccata, e quindi si perde. Abbiamo chiesto e ottenuto che una volta che una risorsa non è più, come dire, disponibile perché non serve, vedi per esempio la 3.14, si è eliminata dall'elenco delle risorse disponibili. Abbiamo la disponibilità delle statistiche, vedete, in termini di parole, in termini di stringhe, e si va poi anche, vediamo poi come utilizzare questa parte di qui di sotto per i nostri progettini. Allora, che cosa possiamo fare con i file delle traduzioni? Possiamo scaricarcelo, possiamo quello pronto per utilizzarlo in locale, vedete, download solo per i progetti solo per le traduzioni che saranno revisionato, fare l'upload di un file, noi ovviamente non lo possiamo fare per QGIS, ma lo possiamo fare per i nostri progetti, vedere le stringhe e vedere poi le statistiche. Allora, download file to translate, scarica il file originale e la traduzione sino a quel momento. E il formato è quello .ts ed è editabile con Qt Linguist, che è un altro software della famiglia del Qt, dedicato proprio alla produzione di file di traduzione nelle varie lingue dei progetti software. Questo significa che io posso, come dire, essere più, come dire, posso scaricarmi una versione incompleta della traduzione, cioè arrivata sino a quel momento, tradurmelo per conto mio e poi utilizzarmelo localmente per la mia versione, per esempio in questo caso di QGIS. Quindi come si fa? Mi scarico il pacchetto, vedete, mi salverà in un formato .ts e poi lo vediamo. Mi scarico Qt Linguist, apro il file che viene prodotto da Transifex nel formato .ts, che è quello nativo delle Qt, proseguo a farmi delle relazioni, la traduzione, lo compilo, cioè sarebbe salva con nome con questo formato .qm, lo chiamo QGIS underscore i.qm e lo copio nella cartella i18m. A quel punto, aprendo il QGIS, avrò l'interfaccia tradotta non secondo il pacchetto originale, ma secondo le traduzioni che noi abbiamo fatto. È molto, molto utile, per esempio, vi dico il caso che c'era capitato, Toto Fiandaca, che fa tanta formazione, si era reso conto di alcuni errori proprio all'interno dei moduli che lui voleva far vedere nel suo corso, gli abbiamo spiegato come fare e lui appunto localmente ha fatto una versione della traduzione più avanzata di quella ufficiale e ha potuto fare la propria traduzione. Ci ha comunicato quali erano gli errori e noi poi l'abbiamo riportato a livello generale. Allora, i suggerimenti che poi vediamo è tradurre il più possibile. Tradurre il più possibile vuol dire semplicemente
più traduci, più gli automatismi, come vi dicevo prima, ti vengono, ti entrano bene. Attenersi alla formattazione originale, questo è molto importante. Allora, noi siamo dei traduttori e non degli interpreti. Ora, poi è chiaro che se i moduli sono stati scritti da un tedesco o da uno svedese o da un non madrelingua, voglio dire, a volte capita che la stringa in inglese in originale non sia corretta e lì andrebbe segnalata come issue su GitHub. Ma le punteggiature, gli spazi e le maiuscole si riferiscono proprio davvero ad un modo di organizzare. Faccio vedere, vedete adesso QGIS, sì? Vedete l'interfaccia? Sì. Ok, Sì, la vediamo. allora vedete che non è un caso le maiuscole, tutti i menu iniziali cominciano con la lettera maiuscola. Prendiamone uno. Ecco, vedete, qui hanno tutti la maiuscola. Ok. Vedete, ecco, questo è un errore, sicuramente lo vogliono sempre maiuscola. E poi anche invece quelli più interni e così via. Vedete? Cioè, tutte le maiuscole, come dire, dicono che sei su un livello alto. Allora, poi voglio dire, da parte dell'usabilità non cambia assolutamente niente, come potete immaginare. Ma diciamo che avere una uniformità di presentazione, secondo me, tenete conto che per colpa dei traduttori, un neofita potrebbe dire: ma che schifo di programma è che è tradotto male. È un biglietto da visita. Recentemente c'è stata una discussione nella lista sviluppatori di un portoghese e diceva: la traduzione portoghese fa veramente schifo. Quindi io propongo che di default, quando installo QGIS, non mi venga la lingua del sistema, ma venga in inglese, in modo tale che se lo voglio in portoghese, io debba proprio andare avete presente, impostazioni, lingue, e lì lo cambi, perché è un biglietto da visita, sicuramente. Allora, poi l'altra cosa è verbo all'imperativo. Quindi, tutte le volte che c'è open, scriviamo apri, non aprire. Layer, se possibile, lo traduciamo rispetto al contesto in cui si trova, vettore o raster, oppure se ambiguo, lo lasciamo, oppure vale sia per vettore che per raster, valighiamo layer. Ci sono alcuni esempi di parole che tendiamo a non tradurre, buffer è uno di quelli, test, insomma, ce ne sono parecchi. C'è stata una grande, per esempio, querelle per esempio, su Snap. Allora, molti di noi sono abituati a chiamare Snap, ma si è deciso invece di tradurre il più possibile, di dire aggancio. Alcune parole fanno sorridere, ma farebbero probabilmente sorridere anche l'originale inglese. Per esempio, tile. Allora, tile è davvero, vuol dire mattonella, cioè non dire che ce la meniamo, vuol dire mattonella, e cioè elementi unitari con i quali io riempio uno spazio, quindi nel caso un pavimento. Allora, mattonella, insomma, alla fine siamo arrivati ad un compromesso di tassello, perché c'è anche un comando che si chiama tassellazione, che è appunto riempire uno spazio con degli elementi. E adesso, sotto bosco, un dibattito su come tradurre vector tile, se tradurle come tasselli vettoriali. Qualcuno dice: ma sì, va bene, invece vector tile è anche uno standard di esposizione di servizi geografici e sta prendendo sempre più piede anche rispetto al VMS, perché è molto più veloce, eccetera. Quindi vector tile lo chiamiamo come, voglio dire, l'OGC nella sua standard lo chiama vector tile, e allora dice: ma forse quasi quasi non è tanto un comando, ma immediatamente individuiamo uno standard come VMS, mica lo traduciamo VMS, Web Mapping Service, e così e buonanotte. Quindi mano a mano il dibattito si anima. Devo dire che ci sono delle scuole di pensiero assolutamente opposte. Allora, c'è chi dice che va
tradotto tutto il più possibile, io sono uno di quelli. C'è chi dice non bisogna tradurre assolutamente niente. Nella mia esperienza lavorativa vi devo dire che durante il terremoto del 2016, in cui come Regione Piemonte ARPA abbiamo installato centinaia di istanze di QGIS per una modalità di raccolta dati sui danni che avevamo messo a punto, e siamo andati in comuni veramente minuscoli dove il tecnico comunale già era oberato di lavoro post-emergenza, anzi, emergenza. Figuratevi se gli avessimo anche installato un software in inglese, non avremmo avuto nessun riscontro. Quindi io dico, quando devo fare dei lavori, io ormai non lo uso, ma non più tantissimo come prima. Se devo usare, lo devo usare QGIS, allora preferisco usarlo quando ho tempo libero in inglese, in modo tale che se ci sono degli errori posso fare direttamente il print screen e ricordarmi dove era l'errore, per aprire poi eventualmente un ticket di segnalazione di errore proprio. Comunque, dicevo, degli automatismi feature si traduce elemento in non geometria. Questo voglio dire, non l'abbiamo inventato noi, le specifiche OGC proprio sugli elementi vettoriali dice che feature è un'entità che è composta da un elemento geometrico e una componente di attributi del database. Quindi dire geometria stiamo semplicemente indicando un pezzettino. E se notate, quando dentro QGIS nel menu parla di operazioni sulle geometrie, parla proprio di geometri, non di feature. Quindi l'altro consiglio è quello di verificare le traduzioni precedenti o simili. Le parole inglesi traducibili al singolare, sapete che appunto in italiano non c'è la declinazione, quindi features si scrive adesso, buffers si traduce buffer. E se possibile correggere anche le versioni sulle altre versioni. Allora, questa era una semplice presentazione. Vi farei vedere già qualche cosa direttamente su QGIS. Allora, questo è lo stato attuale. Andiamo nella dashboard, vedete. Io sono Stefano Campus, sono iscritto a questi progetti, quindi a Leafmap, a Dataplotly, che era il plugin di Matteo. Sono traduttore di GRASS. Qui Maceo e Ondata erano due progetti che erano capitati, OSGeoLive e QGIS. Guardiamo prima QGIS. Allora, come vi dicevo, questo è lo stato della traduzione. Vedete, dicembre, vedete, questo è il tipo di attività. Vediamo qua quali sono le lingue disponibili, ce ne sono 97. È diviso in tre grossi segmenti: desktop, documentation, website. Se io decido di fare desktop, vedete, vado qui in overview, vedo che ci sono 556.000 parole, 111.000 stringhe, vedete, è stato tradotto solo il 33%, questo globale, ma poi ci sono le varie, eccolo qua. L'italiano è una delle poche, vedete, che è completamente tradotto, insieme al cinese, olandese, tedesco, giapponese e norvegese. E anche i baschi direi che sono abbastanza. Vedete, ready to use, posso a questo punto vedere la risorsa. Eccolo qua, abbiamo per l'italiano quattro risorse, 100% tradotto. A questo punto posso andare nella traduzione. Vado nella traduzione e posso scegliere di tradurre o solo dei pezzettini, solo la versione master, la versione 3.10, la 3.14 che vi ricordavo, questa qui è da togliere, oppure la versione 3.16. Io quando voglio fare delle correzioni,
perché mi aiuta anche nella traduzione, semplicemente perché se io scrivo, metto qua, all resources, vedete, ci sono 114, 111.000 stringhe da tradurre, se ce ne fossero alcune non tradotte, ma uguali, se io scrivo qua, mettiamo che qui, facciamo così, cerchiamo filters, mettiamo un filtro, cominciamo a fare una ricerca. Filtro, che cosa voglio cercare? Eccolo qua. Voglio cercare in inglese che contenga la parola name. Non è case sensitive. Se metto le doppie, lui cerca la singola stringa e lui mi dà adesso come risultato tutte le. Vedete? Allora, facciamo finta di queste qua. Salvo. Ok, facciamo finta di avere quattro stringhe ancora che mancanti di name. La figata di Transifex è che io traduco solo la prima. Quindi se io scrivo qua adesso. Scrivo nome e salvo. Quando poi vado nella stringa successiva, lui mi ripropone nome e a questo punto per me è già salvata. Vedete? Quindi io in una botta solo ne ho tradotto quattro. E questo avviene quando all'interno delle risorse da tradurre lui trova una stringa appena tradotto da me, non ancora tradotto. E quindi io che sono poi anche un revisore, vado qua e faccio un review. Ok, andiamo a vedere per esempio sempre la stessa stringa name. Allora, vedete qua, cominciamo a vedere la storia. Allora, è stata fatta. Allora, quando vediamo dei traduttori strani è perché quando ci sono state delle grosse trasferimenti massivi, quindi Macho, che è Macho Werner Macho, mi sembra che si chiami, è un tedesco, è quello che è uno dei ragazzi che cura la parte di traduzione. E quindi 7 anni fa c'è stato il primo, come dire, impianto massivo. Poi, vedete, Scampo 267, che sono io, l'ha tradotto come nome, poi qua probabilmente stavo facendo delle prove, l'ho chiamata nome Az. Nome az, name, vedete, 4 mesi fa era quella definitiva e adesso mi dice questa. Vediamo i suggerimenti. I suggerimenti c'è questa oppure c'è anche questa che si assomiglia. Nome con due, name con due punti. Vedete qua che ci sono questi due pulsanti. Uno mi dice usa questo. Se io dico usa questo, vedete che lui mi riporta i due punti. Con questo faccio reverse traduce. Ma mi dice anche con queste qua, mi dice qual è la differenza. Adesso non si vede, ma ha detto, guarda che la stringa di cui mi hai chiesto la traduzione, che si chiama name, assomiglia all'88% ad un'altra stringa esistente che si chiama name due punti, e la differenza fra le due stringhe sono appunto i due punti. Oppure, vedete questa di sotto, la differenza è che name qua è maiuscolo e qua è minuscolo. Nel momento in cui io decido che effettivamente, non ho voglia, questo avviene per le stringhe lunghe, per esempio tutte quelle dell'help. Se vedo che c'è una convergenza, diciamo, una corrispondenza molto elevata, allora io individuo dove sono le differenze. Vedete, qui abbiamo detto i due punti, gli dico di usare questa, use this, lui me la copia e vado poi a fare la singola variazione e poi me lo salvo. Questo ovviamente è molto utile nella descrizione nelle cose molto lunghe. Ecco, per esempio questa. Questa qua è una stringa che è la spiegazione di un algoritmo. Ce ne sono due. Una è questa, vedete 101%, vuol dire che è molto simile e l'altra è, ce ne sarà sicuramente un'altra, che è la stessa in un'altra versione. Quindi che cosa faccio? Mettiamo che questa qua
in questa qua ci siano eccolo qua, per esempio, this algorithm is, abbiamo deciso di non scrivere questo algoritmo permette, ma di scrivere solo permette. Ok, allora questa è una cosa da, anzi, qui c'è addirittura un errore forse, no, sì, eccolo qua, vedete, qui c'è proprio un errore. Allora io vado, correggo, lo salvo. A questo punto è diventato questo. Ok, un'altra cosa molto utile nei suggestion, prendiamone una corta. È proprio questo. Allora, questa è giusta. Allora, mettiamo che di aver incontrato questa stringa qua che è presente in altri e ci sia un errore. Allora, io questo posso o tradurla qua, correggerlo qua, nome del raster d'ingresso contenente le direzioni del vento espresso in gradi. Mi dice che ce n'è, questa è quella usata, ce n'è una molto simile. Qui siamo nella versione, perdonate, nella versione master, vedete QGIS, ma ce n'è una molto simile anche nella versione 3.16. Allora, se io clicco qua, Navigate, e faccio apri in un'altra scheda, lui si va a posizionare nella risorsa 3.16 proprio nella stringa che vorremmo correggere, e quindi posso fare qua la traduzione. Quindi, per correggere una stringa che è simile o uguale in tutte le versioni, posso o fare un filtro e quindi dirmi, quindi, ecco, per esempio, vedete, parametro di tensione, c'è una cosa doppia e quindi qua non ci vuole tensione, va minuscolo. E quindi automaticamente mi viene tradotta. Questa era nella versione 3.16, ce n'è un'altra e gli dico allora per favore di andare a cercarmela. È un lavoro un po', come dire, ovviamente di ecco, sì, non l'aveva aggiornata. Parametri di tensione spline. Ok. Guardiamo adesso magari dei filtri. Allora, dei filtri possiamo decidere di tradurre, vedete qua, VSurf, tutto il pacchetto di stringhe che afferiscono al modulo di Grasse che si chiama VSurf. Vado qua nei filtri disponibili, sul testo, vedete, status. Tradotto e non tradotto, posso vedere tutte le stringhe fatte da qualcuno, ma c'è anche qua, per esempio, developer notes, e gli dico di voglio quelle relative a VSurf RST. E quindi lui, vedete, mi fa vedere tutte le stringhe che sono 27 relative a quelle. Questo è comodo perché mi permette di avere sott'occhio le stringhe di tutto, ecco. Curvatura tangenziale, aspect, direi che qua smoothing, ecco, smoothing è lisciatura, ma l'abbiamo sempre chiamata lisciatura. Vedete, qui l'abbiamo chiamato smussa. Vabbè, però vedete che non è più attivo, perché vuol dire che se io voglio sapere come generalmente è stato tradotto smooth, vado qui nella concordanza. E quindi scrivo all'interno del progetto QGIS Smoothing, come l'abbiamo tradotto? Mi ha trovato 50. Vedete che ce l'abbiamo nel progetto in QGIS Application, ce l'abbiamo anche nella old, quindi questo non è più presente perché ZZ old vuol dire che non è attivo, però il traduttore Mattioz, che è Giuseppe Mattiozzi, che è una persona che ha tradotto quasi praticamente tutto, si è fatto un mazzo pazzesco perché ha tradotto tutta la parte di documentazione con la web su Word, e poi quando ha visto che insomma
cambiata la modalità, è passato, si è caricato lui tutte le stringhe in TransifEx, si è fatto veramente un lavoro. Comunque diciamo che in linea di principio, vedete, abbiamo sempre usato smussato, lisciatura come verbo e smussato come aggettivo, come participio passato. Una cosa che io come validatore trovo utile è per esempio date. Allora, hanno aggiunto delle stringhe, allora voglio dare un'occhiata a tutte le stringhe tradotte, diciamo, dal primo febbraio. Apply. Nella versione 3.16 ce ne sono. No, before, chiedo scusa. Ovviamente sono sbagliato, scusate. E date after il 1º febbraio. Ce ne sono tre. Parametro di tensione, che è quello che avevo tradotto io, infatti se vado a vedere è quella che ho corretto io. C'è queste che sono le stringhe più ambite, perché sono esattamente uguali. Per farle basta, se ho una stringa che è da riprendere paro paro, si preme questo qua, copy source, viene e si mette. A questo punto io posso fare tranquillamente review. Scusate, ma sì, ho ingrandito troppo, eccolo qui. E poi gli do un'occhiata e gli dico ok. E siamo a posto. Possiamo adesso magari vedere, visto che QGIS è completamente tradotto e non dà soddisfazione, possiamo vedere un altro progetto. Per esempio, faccio vedere un progetto di cui non sono amministratore, ma sono solo un utente, per esempio SGeoLive. E vediamo come è diverso. Allora, SGeoLive sapete, no? SGeoLive è una distribuzione, è una macchina virtuale che viene distribuita da SGeo, che contiene già perfettamente funzionanti tutti i software geografici liberi del progetto che stanno dentro SGeo, in modo tale da permettere a chiunque di usarlo per formazione, per imparare cose del genere. Allora, overview, abbiamo detto, io traduco. Eccolo qua. Vedete come sono diverse il PO, perché è un formato di testo originale diverso da quello di QGIS, però voglio dire, ci si comporta nella stessa maniera. Allora, abbiamo una valanga di risorse, vedete? Cioè, di risorse intendo micro progetti, come se l'equivalente dell'interfaccia di QGIS. Vedete quanti ce ne sono. Posso mettere in ordine alfabetico, posso mettere in ordine di non tradotte. Quindi, per esempio, il contrario, descending, e posso, per esempio, cominciare a tradurre, sponsor, ha senso, magari no, quick start, e vado in introduzione. Clicco. Vedete, abbiamo 146 stringhe, di cui 145 e una ancora da non. Ah, caspita, sono revisore. Vabbè, non farvelo vedere. Però, come dire, prendiamo questa. Add layers to view. Ci sono dei suggestions? No, ma questo è facile. Aggiungi layer alla vista. Il problema che può sorgere, per esempio, qua, è che se cerchiamo il QGIS, vediamo che sicuramente c'è la componente di QGIS, eccolo qua, vedete che è stato tutto tradotto, ma siccome non è collegato al progetto QGIS e non si possono correlare, io non posso usufruire qua dei suggerimenti
che derivano da un progetto terzo. Questa è un'opzione a pagamento, e pur essendo come dire, un progetto libero, però non è un'opzione. Sarebbe bello poter avere, visto che di QGIS stiamo parlando, ma all'interno del progetto OSGeoLive, avere a disposizione le stringhe che si chiamano nella stessa maniera, che derivano da QGIS, in modo tale da dare l'omogeneità di traduzione dell'uno e dell'altro. Questo non si può fare, vabbè, insomma, non muore nessuno. Location map set, ecco, analisi geomorfologia, algebra delle mappe, analisi di reti. Adesso non mi ricordo, pubblicazione su internet, direi che sono implementati, direi che vediamo altro, per esempio, ecco, questo progetto Ondata. Questo era, vedete, una cosa molto semplice. Era una lettera di comunicazione ONU al governo italiano, messo su dall'associazione Ondata. C'erano 55 stringhe, eccola qua. Vedete, è stato suddiviso, e quindi tutti hanno partecipato alla traduzione. Come si fa? Beh, è molto semplice. Io come utente posso decidere, organization, eccolo qua, profile, mi sembra che sia qua, adesso è un po' che non lo faccio, ma posso andare perché l'avevo fatto. Questo è il mio profilo. Si può aggiungere un progetto. Organization, aiuto, non mi ricordo, Dashboard, no, Transifex, forse si va qua nell'inizio, scusate, non me lo ricordo, è un po' che non lo faccio. Explore, sarà qua. Insomma, si può creare, aggiungere un progetto proprio, personale, e si dichiara, ecco qua, l'avevo fatto. Posso aggiungere qui avevo aggiunto plugin, aveva aggiunto una prova di traduzione, eccolo qua, che vedete, crea un nuovo progetto. Posso aggiungere un progetto nuovo che chiamo cancellami. Se è privato, allora non ci sono problemi, però lo posso tradurre solo io. Se è pubblico, allora, vedete, devo dichiarare che è non commerciale, quindi open source, e loro poi verificano che davvero sia così. Comunque, in questa maniera io posso fare un progetto, diciamo, adesso lo chiamo non pubblico, lo chiamo privato, ecco, diciamo che è di standard di... Ah, ecco, no, è di default è pubblico, ecco il contrario. Posso farlo come caricare un file, vedete, .po, eccetera, mi diventa disponibile, e a questo punto io posso creare un team di lavoro e poi fare le mie cose. Possiamo tornare a, per esempio, ecco, per esempio, l'ISMAP, document locales, mi sembra che fosse. Io avevo tradotto di fretta, Paolo Cavallini mi aveva chiesto di tradurre plugin perché sarebbe uscito, quando è uscito, credo a fine dicembre, credo che poi sia uscita una versione, però voglio dire, ci sono qua appunto ancora delle stringhe, eccolo qua, ne hanno aggiunto nuove. E quindi lui mi ha chiesto, visto che tu, il plugin è quello di QGIS, dagli un'occhiata tu in modo tale da dare un'omogeneità. Quindi voglio dire, molto semplice, vedete. Ok, al 92% action e azioni. Se sono pigro, scrivo azioni, gli dico di prenderlo qua, e poi, ecco, vedete che non sono amministratore, posso solo fare salva. Questo diventa errore. Eccolo qua.
quello qui, quindi allora mi raccomando le maiuscole, nuovo server. Vado avanti. If there is any action to do on the server, quindi se ci sono azioni da fare sul server. Poi sul server, nel server, qui vedo che non ci sono suggestion, quindi vuol dire che non è stato utilizzato prima, quindi diciamo che va bene qualunque. Update Litman server, vedete, sì, ha riconosciuto quest, la copio e anziché non l'avevo salvato. Ah, scusate, avevo scritto new, invece devo scrivere nuovo. Vedete che c'è anche il correttore ortografico. Questo credo che sia quello di Google. Quindi nuovo per lui non c'è, lo cambio in nuovo oppure lo aggiungo al dizionario. Nuovo server Litmap, ok. Se devo ancora salvarlo, vedete che è in standby con la matitina. È in draft, quindi gli dico che nuovo server e invece, anziché nuovo, scrivo aggiorno. È veramente molto, 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 molto facile. Poi, voglio dire, ognuno di noi ha le proprie perversioni. A me, uffa, aggiorna. A me, devo dire che tradurre rilassa molto. Però, ripeto, ognuno ha le proprie. Quando ero più piccolo taggavo gli MP3, ora invece traduco come. Tra l'altro, Stefano, scusa, faccio una domanda. Mi Sì, sembra sì. anche un sistema molto, molto safe, no? Perché ora magari mi metto nei panni di una persona che non l'ha mai fatto, che può avere il timore di dire, oddio, magari cancello qualcosa, smetto la cosa No, 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 infatti, sbagliata. ecco, anche questo, con questa, come dire, governance, adesso chiamiamola governance è eccessivo, comunque, che ci siamo dati, almeno il mio occhio sul prima o poi ci capita, cioè in un mondo perfetto, l'utente usa, trova una cosa sbagliata e poi fa una segnalazione in lista, ok? Oppure nel gruppo Telegram, ma diciamo in lista. Oppure se ne batte, questa è la cosa peggiore. Ma molto spesso si fa prima ad aprirsi un account Transifex e andare direttamente col filtro, ti cerchi la parola e la correggi tu. Poi in ogni caso il mio occhio ci arriva. L'unica cosa che non siamo riusciti ad ottenere, perché pare che sia veramente complicato, quello di mantenere, allora, quando una versione smette di essere, viene consolidata e quindi passa da master a stabile, vedete che viene splittata e si crea una nuova risorsa. Vi faccio vedere. Ecco, vedete? Quando uscirà la 3 18, adesso non mi ricordo che numero, quindi la master diventerà la 3 e 20, no, 3 e 20, mi sembra. Qui ci sarà una nuova, cosa vuol dire? Vuol dire che prendono, frizzano la traduzione di QGIS Application, la, tra virgolette, rinominano, la chiamano 3 e 20. Ecco, purtroppo in quel caso il numero delle stringhe revisionate torna a zero, non si riesce a portarlo e quindi si ricomincia da zero. Io lo sto rifacendo in modo tale da essere sicuri che sono viste. È un lavoro assolutamente delle balle, mi rendo conto. Se conviene magari farlo per la LTR, che è sicuramente più ferma, però massivamente io lo riesco a fare perché vedete. Se io scrivo dammi text che contiene solo feature, quindi lui con le doppie virgolette mi dà tutte le versioni feature. Ho sbagliato, era, perdonatemi,
non era questa, ma era per trovare la singola parola. Non mi ricordo. Text. Ah, sì, è perché. Ah, no, con la parentesi, quindi devo mettere quadra feature chiuso alt gr uffa virgolette. A questo punto mi tira fuori tutte le stringhe che contengono solo feature. Ho sbagliato qualcosa, chissà come mai, si appura. Eccolo qua, vedete? A questo punto, quante ce ne sono? Dentro della 3.16 ce ne sono tutte giuste, vedete? Questa è minuscolo, le seleziono e gli dico review. Allora, mi rendo conto che è un lavoro delle balle, eh? Ed è, come dire, da un certo punto di vista sottraggo tempo magari alla traduzione, però almeno siamo sicuri che queste siano. Lo facciamo su Features, elementi, e questi erano già rivisti. Ma se io questo lavoro, anziché sulla 3.16, lo faccio su All Resources, eccolo qua. Ecco, anche lì, se c'è scritto caratteristiche, perché magari è davvero caratteristiche, cioè la feature è in senso GIS. Appunto, però a come faccio? Beh, vado a vedere qui e vedo che è nelle proprietà del layer, e quindi è facile che siano davvero delle caratteristiche e non feature nel senso di elementi. Infatti, vedete che sono le stesse. Algoritmo, e quindi, però diciamo che sono questi, io li seleziono tutti e gli dico review. Questo, voglio dire, si fa relativamente in fretta, geometri. E quindi io, come vedete, mano a mano diminuisco il numero delle stringhe da rivedere. Diciamo che questa è una cosa mia, eh. Geometri, geometri, vedete che è tutto a posto, e quindi le seleziono e gli dico. Ma voglio dire, sulle LTR. Ne ho fatto veramente 2.000-3.000 in un giorno, perché tutte quelle standard si rifanno. Certo. Io vi invito a farlo perché a me, ripeto, ognuno ha le proprie manie, però davvero mi rilassa. Però, voglio dire, meglio guardarsi forse su Netflix qualcos'altro, ognuno. Posso farti un paio di domande? Certo. Ovviamente rapide, nel senso che vabbè, ora abbiamo cominciato un po' dopo, però Sì, dai, diciamo Loretta, spero di quasi non fuori essermi tempo dilungato troppo. massimo. Me le sono scritte, una hai già risposto che è il discorso dei termini da non tradurre, quindi non c'entriamo. La prima domanda è in pillola, cosa devo fare? Cioè, se io volessi iniziare a contribuire, io vabbè, Sì. sono su QGIS e LIT, ma mi metto nell'ottica di uno che segue, che non è su nessun progetto, i primi due passi da fare, cioè Allora, registrarsi, andare su lavorarci. Transifex, Ovviamente registrarsi con. registrarsi, eccolo qui. Io dovrei avere quindi login oppure tanto è immediato. Dov'è? Login. Ecco Ah, perché forse te lo sto facendo nelle altre pagine. Ah, no. no, dove siamo qua? Vedi, lui mi ritrova qua. Comunque, tu entri. Aspetta, faccio che uscire da tutto. Comunque, ve lo dico a voce, vai nell'home page, ti registri. Una volta che sei tradotto,
nell'home page di Transifex cerchi il progetto QGIS, che è un elenco di progetti. Ok. Faccio logout perché almeno logout, ecco. Ci dovrebbe essere qua l'elenco dei progetti, try for free. Niente, ti devi proprio localizzare. Comunque ti compare cerca progetto, scrivi QGIS, a quel punto chiedi di partecipare e eccolo qua, vedete, QGIS Desktop. Help Translate QGIS Desktop. Io appunto, mi registro e viene mandata una richiesta al manutentore. Ok. Al manutentore che vi faccio vedere subito. A quel punto siamo immediatamente abilitati. Una volta che sei immediatamente abilitato, ti scegli quale progetto. Vedete qua nel Teams, eccolo qua. Vedete ci sono due grandi, QGIS e QGIS Desktop qua, due team manager generali. Ma se io vado a scegliere la mia lingua italiana, siamo 46. Vedete, i coordinatori sono io, Paolo e Matteo, ma di fatto Paolo e Matteo hanno volentieri passato la mano, non ci sono revisori in quanto sono coordinatore e ci sono 43 collaboratori, i quali entrano e vanno direttamente nella. Ho aggiunto uno proprio, una persona proprio ieri sera che ha chiesto e immediatamente è operativo. Ok, la seconda domanda che ti facevo è, a livello di codice su GitHub, cioè ora abbiamo visto su QGIS, se io lo volessi usare Transifex per un mio progetto, ma ad esempio probabilmente è sovradimensionato, nel senso che per il plugin che abbiamo sviluppato, per i due o tre plugin che abbiamo fatto, noi poi alla fine abbiamo deciso di tradurli con Qt Linguist. Sì. Però se io volessi invece ho un progetto, volessi importarlo su Transifex, quali sono i passi che devo fare? Allora, ti registri, immediatamente avrai qua il tuo progetto che si chiama Scampus come me l'utente. Ok. Lo scegli. Crea un nuovo progetto. Sì, ma a livello di codice ci sono della corte, perché questo sia quello che No. vedevamo prima. A No, livello di non c'è codice, codice. qualsiasi... Non c'è cioè, codice. non ha bisogno che il codice del software sia, perché forse mi sono spiegato male, che il codice del software sia organizzato in un certo modo per gestire la No, traduzione. no, perché lui importi come formati quelli standard, che sono il punto PO, il punto TS. Ho visto che c'è anche YML, che è quello degli indici di GitHub, diciamo, che è il file di metadati del progetto, insomma, di un progetto GitHub. Ok. Come fai? Dunque, scusate, il tuo è un problema a monte, cioè come creare in origine il file PO o il file .ts? Esatto, sì. Come organizzare, se uno deve organizzare, ma anche qua in due Qt Linguist parole. credo che si faccia. Ok, Non l'ho quindi lato mai. Qt Linguist bisogna predisporre i file da tradurre prima Sì, di andare su sì. Transifex. Poi per carità, hai visto che quella lettera di ondata è credo che fosse un testo normale, immagino, eh? Ok, Ma sì, quindi mi sicuramente gli. posso magari lo chiedo, me lo studio e lo metto in lista. Ciao Ok. Francesco, lo metto in lista perché potrebbe essere utile. Sì, no, Sì, mi grazie. metto Non via l'audio. c'avevo, essendo un utilizzatore, però. Poi, ovviamente, nel tuo plugin devi già predisporre la cartella I18N. Sì, quello sì. Sì, esatto, ci sono una serie di passi probabilmente perché Transifex in realtà appunto noi l'abbiamo visto, però in realtà si potrebbe usare per qualsiasi progetto open Sì, source. comunque mi informo e ti faccio sapere. L'ultima curiosità è, tu prima hai fatto vedere come
come si possa scaricare la traduzione e installare, cosa che ha fatto Totò, che probabilmente noi potremmo fare tranquillamente per un corso. Però ogni quanto, cioè, se io correggo una traduzione oggi, viene rivista, quando è che la vedo operativamente? Quando faccio l'aggiornamento di versione? Allora, nella Nightly la vedi praticamente tutti i giorni. Tutti Tutti i giorni, invece i giorni. Cioè, quando Sata tu vedi che se c'è un rilascio di una versione, lì c'è la nostra traduzione, c'è il ok. nostro aggiornamento. Perché adesso l'hanno, mentre invece nella parte di documentazione questo automatismo non c'è. Cioè, lo devono fare a mano ancora, mi hanno detto. Infatti c'è quel Giuseppe Mattiuzzi che ogni tanto giustamente dice, ma cazzo, io mi faccio un mazzo tanto, in Transifex è a posto, ma poi nel web la documentazione non è aggiornata. Perché questo trigger, diciamo, non è ancora automatizzato, lo stanno automatizzando. Sulla parte invece di GUI, insomma, di interfaccia, è automatico. Se non Ma succede, è perché ci sono dei casini. E mi metto allora, nell'ottica puntualmente. delle pubbliche amministrazioni che spesso, come ben sai, hanno mi dicono, ci parlano e ci dicono che hanno il problema io li invito a usare lo geoinstaller, soprattutto su Windows, a usare lo geoinstaller e a fare l'installazione. L'obiezione che mi fanno tutti è sì, però poi ogni volta che devo installare, anche solo aggiornare, non ho il privilegio di amministratore, quindi devo chiamare il CED che mi fa No, problemi. non è più così, non è più così, nel senso che la prima volta, parlo di Windows, la prima volta devi essere amministratore perché installa le librerie C++ e devi essere amministratore. Ma gli aggiornamenti via OSGeo li fai anche se non sei amministratore. Piuttosto invece in Regione Piemonte, per esempio, che usiamo una versione distribuita come desktop remoto, c'è una portable su uno dei server in cui tu ti connetti e quindi tu non aggiorni e quindi lanci un'istanza. 10 o 15 persone che si connettono a quel desktop remoto lanciano la stessa, come dire, tante istanze di QGIS. Lì io ho provato a chiedere, ho detto, vi posso mandare l'I18N italiano e voi lo sostituite? Mi hanno detto di sì, ogni tanto lo fanno, ogni tanto non lo fanno, però ci si dovrebbe mettere d'accordo con gli amministratori. Quindi a quel punto un volontario, diciamo, organizzazione va in Transifex o su direttamente, se non vuole fare casino, direttamente su GitHub, va nella versione corrente, si va nella cartella I18N, si scarica l'italiano e lo parta e lo passa all'amministratore, che banalmente copia e incolla, rinomina il vecchio e mette il nuovo. Così non passa neanche la cookie linguistic per la compilazione. Ok, dai, io poi basta, ho finito le Posso fare domande. una domanda? Sì, volevo sapere che tipo di plugin avete sviluppato? Nel senso, non so, avete usato plugin builder intanto? Sì, ti rispondo io, Ok. Giulio. Ah, no, vabbè, sempre il tuo gruppo, no? È il Roberto solito è mio problema. collega. Ah, sì, no, non avevo il piacere di conoscerlo. No, è sempre il solito problema della traduzione che non funziona sugli altri plugin, tutto qua. Eh sì, sui plugin processing c'è questo problema qua, effettivamente che noi, non, come ti dicevo, non abbiamo ancora tanto sperimentato perché non abbiamo ancora di fatto mai sviluppato un plugin processing. Però sì, da quel che avevo capito viene gestita proprio in modo completamente diverso, perché invece per i plugin normali è un qualcosa di molto simile, nel senso che appunto io mi creo il punto PO, mi sembra, o il punto Sì. TS, no, scusa, e poi con Qtlinguist me lo traduco, lo compilo e mi viene fuori il punto QM, esattamente Sì, come per QGIS, direi. Sì, il no, punto PO pensavo come fosse lo una generi? brasa. E il punto PO mi sa che me lo genero, mi sono fatta uno scriptino Ah, ok, ah, che. sì, non ci vuole molto per quello, in effetti. Però sì, quello lì non lo so, non so proprio come venga gestita per i plugin da processing. Non so se forse vale la pena di sentire forse Matteo Mi Ghetta sa che. che no, no, ho sentito anche lui, ma no, non sa niente.
Ah, Ho scritto ok. anche a quell'indiano Yuval, non mi ricordo come si chiama, e quello anche lui non mi ha saputo rispondere. Documentazione in giro, ovviamente no. E vabbè, porteremo pazienza. Faremo come ha suggerito Stefano, di farlo tradurre su Transifex. Sì. E Ok, boh, non so. beh, Dai. grazie. Grazie mille Stefano, Grazie a voi dell'ospitalità. no, grazie per la disponibilità. Ora metteremo poi la registrazione appunto sul canale YouTube e speriamo insomma di raccogliere nuovi adepti, ecco. Sì, certo. Va bene. Allora, grazie a tutti e a presto. A A presto, presto. grazie ancora. Ciao, 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 buona giornata, buon lavoro a tutti. ciao Ciao, ciao. altrettanto.